Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di AFK, non lo so cosa, forse sarà un vlog. Stavo per tornare a casa quando ho sentito che la giuria nel caso Depp Heard ha raggiunto un verdetto e che sarà letto alle 3 del pomeriggio ora locale in Virginia, cioè tra 10 minuti. Adesso lo voglio andare a vedere in, tra virgolette, in diretta, cioè per me in diretta. E vediamo se possiamo decretare la vittoria di Data Science. Io ho qua i miei cannoli per festeggiare se vince o meno Data Science. A me non interessa se vince Depp o Amber Heard, l'importante è che vinca la scienza. Nel mio caso, Data Science. È quella di cui mi sono focalizzato in questo video. Mentre aspettiamo il verdetto della giuria, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così che quando pubblicherò nuovi video voi ne sarete informati. E se volete seguitemi su Instagram, qui c'è il mio tag, perché no, dove porto anticipazione di questo canale e ogni tanto porto le foto del mio bellissimo quadrupede. Mentre aspettiamo vi do un pochettino di background, perché io mi sono appassionato a questa cosa di Amber Heard e Johnny Depp. Sono un loro fan? No. Ho visto 2 o 3 film di Johnny Depp, non mi considero un fan. Il motivo per cui l'ho fatto è perché nello stato in cui mi trovo, ovviamente non vivo in Italia, come vedrete meglio nel dettaglio in un video che sarà rilasciato settimana prossima, mi ero appassionato perché ad aprile avevo ricevuto una lettera di convocazione per essere un giurato. Essere presi come giurato è una cosa random, vi arriva una lettera e forse sarete selezionati. Non è detto. Nel mio caso io non fui selezionato. Scusate se ogni tanto vedete che butto l'occhio perché ho l'iPad in cui vedo se le cose stanno cambiando. In sostanza funziona così. Ricevi questa lettera in cui ti dice dove devi presentare e a che ora devi presentare. Però prima di presentarti devi chiamare la sera prima un numero in cui ti dicono se il tuo caso sarà portato in tribunale, perché magari l'imputato può cambiare idea all'ultimo momento e dichiararsi colpevole, oppure se effettivamente servi. Quando ho chiamato il numero dicevano che potevo ricevere una telefonata il giorno dopo tra le 10 e l'una e mezzo, e quando non l'avessi ricevuta non servivo come giurato e quindi me la sono scappottata. A parte l'esperienza dei film hollywoodiani e della serie televisiva Suits, non è che avevo esperienza di come funziona un processo legale inquadrato nella common law. Non è che sappia come funziona un processo anche in Italia, però in Italia non c'è la giuria, quindi lascia questo il tempo che trova per i comuni cittadini come noi. E quindi ho detto, forse è meglio magari vedere qualche clip di qualche processo. Mi sono imbattuto nelle clip di questo processo, di Johnny Depp contro Amber Heard. Le clip sono passate alle testimonianze integrali, e dalle testimonianze integrali sono passate alle dirette, di cui ho fatto questo video. Scusate se vi propongo di nuovo lo stesso video, però andatelo a guardare. In quel video io parlai solamente degli aspetti, diciamo, informatici, più che aspetti informatici, più focalizzati agli aspetti di Data Science, in cui sono state alcune deposizioni dove venivano discussi delle analisi fatte su post e hashtag presi da Twitter. Ora, la domanda è che potete fare, perché Twitter e non Facebook, per esempio? Beh, il fatto è che in America si usa molto di più Twitter che in Europa. Adesso aspettiamo con trepidazione il verdetto della giuria. Qua sta entrando il giudice, scusate. Volevo dire velocemente, Amber Heard si trova là, Johnny Depp non c'è perché è in Europa. Tra l'altro è pure andato nel Regno Unito a fare un concerto. Il giudice è entrato. Su questo canale YouTube dove mi sto guardando la diretta ci sono 1.900.000 visualizzazioni in questo preciso istante. La giuria sta entrando in questo istante. La giuria aveva un modo da riempire con diverse domande. La giuria non viene mai inquadrata, anche perché nessuno deve sapere il nome dei giurati. Infatti vengono chiamati molto spesso giurato 1, giurato 7, giurato qualunque numero. Camille Vasquez è là in tutto il suo splendore. Ok, praticamente la giuria è tornata di nuovo nella camera in cui delibero perché sono dimenticate di riempire una parte per quanto riguarda i danni, e questo significa che qualcuno ha vinto, perché quella parte dei danni si poteva solamente riempire quando a certe domande si rispondeva sì. Qualcuno ha vinto. Qualcuno ha vinto. One eternity later. Ok, ci siamo. Il giudice è rientrato.
Quindi la giuria avrà finito. Adesso vediamo se Data Science ha vinto. Ho un cannolo a pistacchio e un cannolo al limone per festeggiare questo evento. Sta entrando adesso la giuria, sono alzati tutti in piedi. Nel frattempo, iscriviamo al canale e cliccare la campanellina. Amber Heard sembra che stia piangendo. Alright, Mr. Four Person, is this the verdict of the jury? Alright, is it unanimous? Il Thank you, verdetto è sir. un'anima. In civil case number CL 2019 2911, Mr. Depp's claim against Ms. Heard. One, as to the statement appearing in the online op-ed entitled Amber Heard, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. In the Washington Post online edition, quote, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change, end quote. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that, question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was about Mr. Depp? Answer, yes. Question, the statement was false? Answer, yes. Question, the statement has a defamatory implication about Mr. Depp? Answer, yes. Question, the defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard? Answer, yes. Question, due to Ha vinto Depp, circumstances forse. surrounding the publication of the statement, it conveyed a defamatory implication to someone who saw it other than Mr. Depp? Answer, yes. Do you find that Mr. Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard Questa è la acted domanda più with actual difficile. malice? Answer, yes. Ha vinto Johnny Depp. One eternity later. As against Amber Heard, we the jury award compensatory damages in the amount of $10 million. Mamma. As against Amber Heard, we the jury award punitive damages in the amount of $5 million. In civil case number CL 2019 2911, Ms. Heard's claim against Mr. Depp, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. As against John C. Depp II, we, the jury, award punitive damages in the amount of $0. Comunque, I speak for everybody here. Johnny Depp ha vinto Appreciate. 10 milioni, ma deve dare 2 ad Amber Heard. Posso festeggiare. E gli avvocati di Johnny Depp hanno fatto un buon lavoro chiamando i giusti testimoni, i giusti data scientist. Johnny Depp con quella cifra che ha vinto non ci ripaga il caso. In costi legali, testimonianze, esperti, gli avvocati stessi. Il caso è stato fatto in Virginia. Il costo di andare in Virginia, lui, il team legale, chi sta per lui, sarà costato sicuramente più di 10 milioni di dollari, ma di sicuro. Io posso concludere anche questo video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie per avermi seguito in questa avventura che si è conclusa. In ogni caso, vi ricordo come al solito di non perdervi il video che uscirà venerdì di FK Under the Hood. Ci sarà questo video che è bellissimo, non ve lo perdete. E ci vediamo quindi alla prossima volta. Ciao!